Ragazzi, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Piante vs Zombie, Garden Warfare 2. Alcuni di voi mi hanno mandato ovviamente anche la amicizia. Oggi è mercoledì e sono praticamente le 6. Non so se scegliere un giorno in particolare dove giocare, diciamo che sono online e se mi beccate poi online naturalmente vi invito in partita. Naturalmente questo vi invito a questo mettere un bel commento, un bel mi piace. Allora vi ricordo sempre che McClone 45 è il nome naturalmente per l'amicizia su PS4. Abbiamo un po' di roba di aprire, che volevo aprire insieme a voi, e poi magari ci facciamo una partita. Partiamo. Oh, guarda qui, abbiamo consumabile zombie, evoca questi ultimissimi zombie. Oh, a cui sembra una figata pazzesca. Umi eccezionali, eccezionali. Oh, abbiamo anche... questo è il super raro. Vabbè. Sono ancora un pochettino inesperto. Raro, super raro. Zombie chiarate. Oh, guarda qua, figata. Però ne escono parecchi. Guarda, qua abbiamo beccato tutti... ah, qua sono tutte monete. Porca paletta. Oh, ammazza, quante monete... ah, questo è perché l'avevo preso la versione deluxe. Allora, perciò... stavo già frusciando, Ok. Ah, sono le varie parti componibili. Figurina personaggio. Perfetto. Pacchetto emocio piante. Questo penso che faccia parte soltanto della parte. C'è anche quella là di... che è quella di Minecraft, sembra. Che figata, occhiali, accessori. Ok, questa non si apre. Ah, sempre emoji. Questa tanto la possiamo utilizzare penso in battaglia. Pacchetto personaggi fenomenale. Questo l'avevo visto, che poi tra l'altro costano pure un capitale tremendo. No, questo mi pare che non lo utilizzo spesso. Non l'ho ancora utilizzato. Personaggio sbloccato, ok. Che poi non ho capito se dura per sempre il personaggio sbloccato oppure solo per un periodo di tempo. Abbiamo Gas Effect Z7 Mech. Oh, questo è bellino, personaggio sbloccato, zombolino. Pacchetto meraviglioso, maestosità. Oh, abbiamo anche... tutte le parti? No, soltanto non tutte le parti. Questo l'ho visto parecchio in giro, processore del pensiero. Mancano ancora questi qua. Qua, a parte la barba? Sì, ride le barbe. Questo non è male, mi piaceva. Allora, pacchetto fortunato. Questo non so cosa sia. Apriamolo. Berretto da leprocauno. Vabbè. Pacchetto fenomenale piante. Oh, questo è bello. Bellissimo. Personaggio sbloccato. Cedro elettrico. Oh. Questo lo devo vedere un pochettino. Vabbè, questi sono tutti quanti quella che possiamo acquistare. Vabbè, dai. Mi organizzo un pochettino e appena possibile cerchiamo una bella partita, anche perché ho visto che ci sono un paio di eventi molto fighi. Che visto che l'abbiamo beccato, io devo utilizzare questo. Tra l'altro poi l'ho già utilizzato un paio di volte. Non sembra male. Non sembra male. Ops, uno è morto? Ma sì, all'improvviso. Andiamo? E andiamo. Però lo vedo anche abbastanza rapido. Perché uno ancora non si è caricato? Abbiamo questo con la balestra che... ok, ok. Attenzione. Miseria. Ho rischiato qua, Qua dentro, attenzione, Ok. Aspetta. Beccato. Grande. Nella nube potremmo andare un po' in difficoltà, Forse ce la faccio, Oh, ma porca paletta, per aiutare a quello siamo schiattati. Bella però, sei carina però. Potrebbe essere una cosa buona. Attenzione, attenzione che qua la vedo nera, Non riesco a saltare. Ok. Che dici, abbiamo ammazzato? Te lo sei mangiato? Te lo sei mangiato? Sì. Bravo, bravo, bravo ragazzo. Possiamo salvare. Mannaccia. Non ho capito che è successo, Penso che siamo salvi però. C-
Cioè, praticamente... Ok. Vabbè. Mi sono confuso, non ho capito una mazza, perché in pratica... Sì. Però... Credo di aver capito che in pratica quando premo il triangolo mi arriva quello che è una bestia, eh? Il robot gigante. Infatti mi aveva mangiato, ma non so se è uscito. Sta cosa non l'ho capita. Oh! Vediamo se riesco a beccarli. Bella questa, bella questa. Attenzione. Chi è che sta sparando in continuazione che vede una mazza? No, mi hanno beccato, mi hanno beccato. Il colore mi dà fastidio. Aia. Oh, c'è uno che mi sta tormentando da 2 ore. Eccolo qua. Ah, vedi? Mi stava tormentando la menti. Attento. Dove cavolo si è finito? Oh, ce ne stanno qua, eh. Vai, vai. Ma porca paletta, ho perso la palla un'altra volta. Oh, mi stava tormentando, sempre appresso. Alle spalle. Mettiamoci da qua. Già nella mischia, porca... Ok. Porca paletta, che era una bomba. Attenzione qua, eh. Lo sapevo che ci stavano aspettando. Era una trappola, ci stavano completamente aspettando. Non credo che qualcuno è sopravvissuto, quindi è meglio che... Allora, sapete che facciamo? Guardate. Ecco qua, vedi? Arrivo, eh. Ecco qua, vedi? Una carneficina stiamo facendo, una carneficina. Una carneficina, vabbè. Poi siamo morti. Se sono 60, ecco. E penso... No. Mannaccia la miseria. Però, secondo me non abbiamo giocato male, perché con un paio di cose... Forse secondo me erano abbastanza fortini loro. Però secondo me non abbiamo giocato male. Ora vediamo in classifica come siamo messi, perché... Non so se era una buona partita oppure no. Però il robottino mi piace, eh. La squadra mia sono arrivato secondo, quindi non è che poi... Il mio contributo l'ho dato. Appunto ci becchiamo anche questo, voglio capire. Perché in pratica, da quello che ho capito, lo possiamo colpire e poi ce lo mangiamo. Penso che funzioni così, eh. Ok, ok. No, non funziona così. Come cavolo funziona questo... Che era che l'ho beccato, vai. Mangiato. Ok, forse abbiamo capito. Aspetta, aspetta. Non me ne posso scappare. Diciamo che fa poco danno, però con l'inchiostro lo blocchiamo e lo possiamo fregare. Ok. Chi è che lancia bombe? Ammazza, ragazzi. Quanti ce ne stanno? Tutti morti, vero? Fantastico. Ok. Mangiato. Però adesso sono un pochettino in difficoltà, credo. Vabbè. Era meglio che non lo salvavo. Attenzione, eh. Aspetta, forse ne ho visto uno, no? Sì, sta qua. Attenzione. Ah, ma sei andato. Visto. È bello, eh. Abbiamo fatto, grazie, merci. Ti voglio bene amico, sei nel mio cuore. Ok, allora non lo beccherò mai là. Occhio di qua, eh. Occhio di qua che ce ne sta uno. No, questo no. Ok. Niente da fare, niente da fare, vai. Dove state, raga? Da qua? Oh, oh, ammazza quanto laghi. Vabbè.
E mi ti mangio. Gradisco anche, credo. Ok, qua. Questa è stata grande. Non so per quanto sia durata. Abbiamo vinto, che dici? Abbiamo fatto una bella partita. Attenzione qua, c'è sta una che sta martellando, ma non so neanche da dove. Attenzione, attenzione che mi sento in trappola qua. Ah, il nostro caro amico. Oh, la piantina non è male, però, se la riusciamo a capire come cavolo si deve girare. C'è qualcuno che ci dà una mano? No, vabbè, ho capito che in pratica a volte non venite, eh. Solo che questa che serve? Non ho capito. Questa dà un morso, penso, sì. Oh, oh. Non riesco a becchiare. Mazza, è velocissimo, eh. Aspetta. Eccolo qua. T'ho beccato alle spalle. Oh! Aspetta. Ma non ho capito, ma ne era morto. Ah, gli avevo tolto la base. Ma porca palè. Sono morto come un cretino. Vabbè. Mi sono distratto, eh. Errore mio, errore mio. Dove state? Di là? Occhio di qua, eh. Attenzione di qua. Ne vedo parecchi qua, eh. Ammazza, quanti ce ne stanno. Ok. Non so manco non so manco che è successo, eh. Ne abbiamo ammazzati un paio, credo. Però siamo schiattati. Vabbè. Abbiamo perso, però credo di essermi divertito di più qua con la piantina. Perché la piantina, se riusciamo a capire bene come funziona, non so come abbiamo giocato. Però i primi momenti male, perché non sapevo come utilizzarla. Però ho notato che in pratica ogni personaggio ha le sue abilità. Vabbè, 7 kg comunque abbiamo fatto. Cioè, terzo siamo arrivati. Niente di particolare. Ok ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Naturalmente come al solito vi invito a un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye!